qui a Venezia presentiamo in anteprima italiana il nuovo display Axion 2 Pro, che è il fratello maggiore, diciamo, del precedente Axion Pro. È un'evoluzione del display precedente, le dimensioni rimangono le stesse, quindi c'è un display da 9, da 12 e da 16 pollici, nella versione, diciamo, basica, senza ecoscandaglio integrato, e poi c'è la versione RVM, che invece ha un ecoscandaglio da 1 kW integrato, e una delle novità che ha questo prodotto è che sull'ecoscandaglio che noi chiamiamo RVM è stata potenziata, per cui passiamo dai 100 watt precedenti ai 600 watt. La prima cosa che si nota è la tastiera laterale, che ha un materiale intanto più ergonomico. È stato rivisto il rotary in modo da essere più facile da utilizzare. Diciamo che tutte le migliorie che sono state fatte sono sempre nell'ottica di semplificare l'utilizzo e di fare in modo che il display sia più sicuro. Anche qui abbiamo una tecnologia che si chiama HydroTuff, che serve per respingere l'acqua. È una sorta di trattamento che viene fatto sul vetro idrorepellente, in modo che io possa utilizzare il touchscreen in tutte le condizioni. Qui vediamo che c'è un piccolo sensore, è un'altra delle novità che è stata introdotta con Axion 2 Pro, serve per automatizzare la regolazione della luminosità. Ovviamente se ho su una barca più display, i display si possono sincronizzare e tutti insieme si regolano automaticamente. A livello di hardware sono state fatte diverse migliorie, c'è un processore 6 core all'interno di questi prodotti. L'ultima novità che ci tengo a farvi vedere è questa tastiera che qui vedete nella versione classica, con dei tasti funzione che si possono configurare da software. Oggi è possibile anche cambiarla, nella scatola del display vengono fornite due tipi di tastiere, questa oppure quella del display del pilota, per cui è possibile avere all'interno, integrata in questa tastiera, i comandi del pilota e fare in modo che su una plancia dove magari ho poco spazio posso eliminare il display fisico del pilota e comandare tutto da qua. Questo è Axion 2 XL. E anche qui parliamo di un'evoluzione del precedente Axion XL. Le dimensioni in questo caso vanno da 16, 19, 22, 24 pollici. È un display, è il nostro, diciamo, top di gamma, che va su imbarcazioni abbastanza importanti. È un display con un'estetica pulitissima, solo vetro praticamente. Anche qui abbiamo introdotto le stesse migliorie che abbiamo visto prima su Axion 2 Pro. E qui in questo caso abbiamo la possibilità di integrare il tutto con un'app. Per cui c'è un'app che lavora con un dispositivo remoto, una black box che si chiama YachtSense Link, che è nascosta in questo caso sotto il display, e mi consente di interagire con l'imbarcazione da remoto. Axion 2 XL è ad oggi il display più potente che abbiamo, consente ad esempio di gestire con un grande fluidità le cartografie. A proposito di cartografie, un'altra delle novità che presentiamo qui a Venezia è l'introduzione sulle nostre carte Lighthouse, compare questo simbolo che è il simbolo di pagine azzurre, e cliccandoci sopra posso avere, esattamente come siamo abituati ad avere sul portolano cartaceo che ho a bordo, tutte le informazioni del portolano riportate in maniera digitale, anche i piani del porto, eccetera.